Benvenuti sullo strano canale. In una gelida notte, un agente di polizia in fin di vita viene abbandonato nella neve di fronte alla casa di un altro poliziotto. Viene in seguito trovato morto, ucciso dal freddo e dalle ferite. Toccherà ai detective capire se la sua compagna c'entra qualcosa o è innocente. Canton, contea di Norfolk, a 24 km a sud di Boston, in Massachusetts. L'anno è il 2022. Il 29 gennaio una donna di 43 anni, Karen Reed, trova il cadavere del suo compagno, John O'Keefe, uno stimato agente di polizia di Boston, steso su un cumulo di neve. Per capire l'intera vicenda occorre, come sempre, fare un passo indietro. Karen Reed è docente di finanza presso l'Università di Bentley, che lei stessa ha frequentato in passato. Lavora anche come analista finanziario presso la compagnia Fidelity. Ha una relazione da circa 2 anni con John O'Keefe, 46 anni, agente di polizia con 16 anni di servizio alle spalle. Il 28 gennaio Karen e John sono al Waterfall Bar, nel centro di Canton, assieme ad alcuni amici, tra cui Jennifer McCabe, suo marito Matthew, Brian Albert, un poliziotto come John, e sua moglie Nicole. Sebbene siano entrambi poliziotti di Boston, John e Brian lavorano in sezioni diverse, perciò non si sono mai incontrati. A farli conoscere è Jennifer, che oltre a essere amica di lunga data di John, è anche la cognata di Brian. Quest'ultimo ha infatti sposato la sorella di Jennifer, Nicole. A mezzanotte i membri del gruppo, ciascuno con la propria auto, decidono di andare a casa di Brian per una piccola festicciola al 34 di Fairview Road, distante appena 5 minuti dal bar, mentre è in corso una pesante nevicata che sta andando avanti da ore. Karen e John lasciano il bar a bordo del SUV Lexus nero di Karen. Ciò che accade in seguito è ancora oggi oggetto di speculazioni, visto che il processo è cominciato nell'aprile di quest'anno, 2024, e si sta ancora cercando di fare chiarezza. Tutto dipende da un'unica domanda: John è entrato o no in quella casa? Che lo abbia fatto o meno, è certo che alle 6 del 29 gennaio il suo corpo senza vita viene trovato su un cumulo di neve davanti alla casa del collega Brian. Come detto, a partire da quel momento, le versioni delle persone presenti quella sera differiscono. Questa è la ricostruzione dei fatti a partire dalle varie testimonianze. Diversi vicini di casa di Brian notano un SUV scuro avvicinarsi alla casa intorno a mezzanotte e un quarto. Jennifer vede il veicolo fermarsi intorno a mezzanotte e mezza e rimanere lì per circa 15 minuti, senza che nessuno apra la portiera. Dirà poi di aver visto John scendere, ma non di averlo visto entrare. Osserva poi l'auto andarsene intorno a mezzanotte 45. Conclude che John e Karen abbiano deciso di tornare a casa. Invia alcuni messaggi a John, ma gli ultimi 4, inviati tra mezzanotte 31 e mezzanotte 45, rimangono senza risposta. Jennifer continua dicendo che all'1:30, quando lei e gli altri amici lasciano la casa, il SUV non c'è più. Ma non c'è nemmeno John, vivo o morto. Alle 2:27 del mattino il cellulare di Jennifer registra la ricerca in rete della frase «How long to die in cold», traducibile in «Quanto tempo ci si impiega a morire di freddo». Non è chiaro se sia stata lei a fare la ricerca o qualcun altro. I suoi avvocati contesteranno questo orario. Secondo loro, Jennifer ha cercato questa informazione dopo che il corpo era stato trovato. Alle 4:53 Karen chiama Jennifer e riferisce che John non è tornato a casa e che non risponde al cellulare. Alle 5 Karen esce a cercarlo. Alle 6 lo trova morto in mezzo alla neve di fronte alla casa di Brian. Quando i primi agenti arrivano sul posto, vedono che Karen sta tentando di rianimare John, ma al tocco il corpo risulta ormai freddo. È deceduto da ore. Che ha da dire Karen? Quanto segue? Lo ha lasciato davanti alla casa di Brian. L'accusa aggiunge a questa versione ciò che lei forse sta omettendo. Era evidentemente ubriaca e mentre faceva retromarcia a forte velocità, ha preso in pieno John, rimane da stabilire se per sbaglio o apposta, scagliandolo contro il muro di neve, causandogli un'emorragia interna che ha portato alla sua morte.
Lei non si è accorta di nulla e si è allontanata. Karen si difende. Non ero ubriaca e non l'ho investito. Nonostante ciò, viene accusata di omicidio colposo, al che lei si dichiara innocente. 4 mesi dopo, l'accusa passa da omicidio colposo a omicidio di secondo grado, più omicidio colposo durante la guida in stato di ebbrezza e abbandono della scena di una collisione che ha causato la morte di una persona. Jennifer asserisce che quando Karen l'ha chiamata, perché John non era ancora rientrato, ha detto che forse lo aveva colpito. Karen ribatte che intendeva dire che forse era stato investito da qualcuno. La si accusa di aver trovato il corpo con troppa facilità, come se sapesse già dove guardare. I paramedici intervenuti testimoniano di aver sentito Karen dire ripetutamente «L'ho colpito, l'ho colpito». Attualmente gli avvocati di Karen giustificano questa affermazione come il risultato di una mente stravolta dallo shock di aver trovato il compagno senza vita. Non si trattava di un'affermazione, ma di una domanda, chiariscono. L'accusa fa notare che sulla scena del crimine è stato trovato un pezzo di fanale compatibile con quello posteriore destro del SUV di Karen. Questo però non nell'immediato, ma durante un secondo esame della scena, ore dopo. La difesa controbatte, vista la larghezza della strada e il tipo di manovra da fare per portare l'ingombrante veicolo nella direzione voluta da Karen, si sarebbe dovuto rompere il fanale sinistro. Ma per causare un danno simile alla macchina e uccidere un uomo, sarebbe stata necessaria una velocità impossibile da raggiungere in quello spazio ristretto, calcolando anche i cumuli di neve a restringere ulteriormente la carreggiata. E veniamo all'aspetto del cadavere. Karen afferma che quando ha visto il suo volto aveva gli occhi gonfi e chiusi e c'era del sangue sotto il naso. Sembra più il risultato di un pestaggio che di un investimento, è l'opinione della difesa. Questo caso presenta anche un conflitto di interessi di non poca importanza. L'investigatore capo della Polizia di Stato, Michael Proctor, colui che ha accusato ufficialmente Karen di aver ucciso John, è un caro amico di Brian e Jennifer. È stato inoltre lui ad aver trovato il pezzo di fanale, ad aver scoperto che al SUV di Karen mancava un fanale posteriore e a ordinarne il sequestro. Già questo basterebbe a inficiare le indagini. Forse qualcuno sta cercando di incastrare Karen per distogliere l'attenzione dai veri responsabili. Nel frattempo, l'autopsia sembra dimostrare che le ferite sul corpo di John non sono imputabili a un incidente stradale, ma l'accusa continua a sostenere che la morte sia stata causata dal forte impatto con il SUV. Gli avvocati di Karen sostengono che le prove dimostrano che John è stato picchiato selvaggiamente e lasciato a morire al gelo, e che Brian ha legami con il Dipartimento di Polizia di Canton e la Polizia di Stato del Massachusetts, che secondo i suoi avvocati sono collusi in un insabbiamento su larga scala. Le autorità negano tale insabbiamento. Nel frattempo, l'opinione pubblica si divide in due, chi considera Karen colpevole e chi invece innocente, vittima dei giochi sporchi della polizia. Gli avvocati di Karen arrivano a invitare il giudice stesso a rinunciare al caso, poiché è prevenuto nei loro confronti e poiché conosce fin troppo bene alcuni testimoni dell'accusa, altro conflitto di interessi. Il giudice respinge questa accusa. Karen continua a ripetere di aver lasciato John davanti alla casa di Brian, ma di non aver atteso di vederlo entrare effettivamente nell'abitazione. Si scopre che alle 6:23 Jennifer ha chiamato Brian. Quest'ultimo non ha risposto e Jennifer ha cancellato prontamente la chiamata in uscita. La difesa è convinta che Jennifer sappia cos'è successo veramente, anche perché quando Karen stava cercando John, ha fatto in modo che il ritrovamento del corpo avvenisse il più tardi possibile. Si sottolinea il fatto che Brian si allena costantemente sul ring come pugile e ha conoscenze importanti nella polizia di Canton e nella polizia di Stato del Massachusetts. Un testimone dice di aver visto il SUV di Karen davanti alla casa di Brian, ma non ha visto né lei né John gridare o agitarsi come nel corso di un litigio. L'Apple Watch presente sul polso di John mostra i suoi movimenti quella notte. Ha percorso alcuni passi nelle vicinanze della casa di Brian, inclusi molteplici passi in elevazione, che equivalgono a 3 rampe di scale.
Nella casa di Brian ci sono esattamente 3 rampe di scale. Se fosse stato investito da Karen, quei passi non dovrebbero essere presenti nell'app. Stranamente, sembrano non esserci troppi filmati di sorveglianza che aiuterebbero a capire in particolar modo quando di preciso si è rotto il fanale posteriore del SUV, se prima della morte di John o dopo. La difesa sta tuttora chiedendo che la polizia renda disponibili le riprese della biblioteca cittadina. Altra informazione che fa propendere per un insabbiamento bello e buono è che la casa di fronte a quella di Brian è abitata dal capo della polizia di Kenton. Il campanello della sua porta d'ingresso è dotato di videocamera. Il capo della polizia dice che l'apparecchio non ha registrato niente di irrilevante e che comunque nessuno gli ha chiesto di mostrare i filmati. La casa di Karen, invece, è dotata di una videocamera, il cui occhio ha ripreso la donna a uscire con l'auto per andare a cercare John. Facendo retromarcia, pare urtare l'auto di John parcheggiata lì dietro. Il tempo è orrendo, sta nevicando, sono le prime ore del mattino e Karen è confusa e spaventata perché il suo compagno non è rientrato. La fretta e l'agitazione, nonché la scarsa visibilità, non le hanno permesso di calcolare bene le distanze. Altro elemento da prendere in considerazione. Il cane di Brian. Chloe, un pastore tedesco. Cosa c'entra il cane? Ebbene, sul braccio destro del cadavere sono stati trovati dei segni che indicano un attacco da parte del cane durante una colluttazione. Come a dire che Brian e John si sono azzuffati e Chloe è intervenuta, graffiando e mordendo John. Questo lo dice la difesa. Per l'accusa sono abrasioni dovute all'investimento da parte di un'auto. Si richiede il DNA del cane, ma guarda caso è stato affidato alle cure di un'altra famiglia che vive in un altro stato, dopo essere stato per 8 anni con quella di Brian. Si richiede una perquisizione della casa di Brian e lui la vende in tutta fretta, a un prezzo nettamente inferiore al suo effettivo valore. Dunque Brian e Jennifer sono 2 figure che suscitano parecchi sospetti, ma c'è da chiedersi. Se Brian è responsabile della morte di John e Jennifer e altri lo stanno coprendo, come hanno potuto pensare che lasciarne il corpo davanti alla casa fosse una mossa intelligente? Lo hanno fatto per incastrare Karen? Altra domanda. John aveva forse scoperto qualcosa sul conto del collega Brian o dei suoi superiori e voleva denunciarlo? Mentre questo video viene pubblicato, il processo è cominciato da poco più di un mese. Karen continua a dichiararsi innocente. Non resta che aspettare e vedere come si concluderà questa vicenda che ha tantissimi lati oscuri e poche zone di luce. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!